Reinventare l'istruzione. Learning World, in associazione con WISE, un'iniziativa di Qatar Foundation. Pekin on green. Pensare in verde è il messaggio trasmesso in case e scuole intorno al mondo, mentre la salute del pianeta è motivo di grande preoccupazione. Scuole e università sono in prima linea nella lotta contro i cambiamenti climatici, come la Balandra Cruz del Sur, in Ecuador. Qui, dai primi giorni, i ragazzi imparano il riciclaggio e lo sviluppo sostenibile. Diamo uno sguardo. Alla scuola Balandra l'ecologia non è solo uno slogan, ma un'abitudine quotidiana. Gli studenti separano i rifiuti come carta e altro. Ma il loro contributo all'ambiente non si ferma qui, divisi in squadre poi li trasformano. Le bottiglie vengono lavate prima di essere inviate al centro di riciclaggio. Lo bueno es que esta agua de aquí lo estamos utilizando. L'acqua che usiamo non viene sprecata. Viene trattata e riutilizzata per irrigare il giardino. Marcos Fioravanti è ingegnere agronomo e dirige il progetto, che include un pozzo settico per le acque reflue e il primo bagno a secco installato in una scuola latinoamericana. I rifiuti del ristorante e del giardino vengono meticolosamente lavorati per produrre compost di alta qualità, sotto la direzione di uno studente che vede in questa attività una prospettiva professionale. In futuro vorrei studiare ingegneria ambientale, quindi lo farò dopo aver appreso già qualche nozione lavorando qui. Questa coscienza ambientale viene applicata anche a casa. Vogliono che i rifiuti prodotti a casa siano selezionati, controllano le bollette dell'elettricità per vedere se il consumo si è ridotto, fanno tante proposte che riguardano lo stile di vita, quello che si fa a casa propria, è molto interessante. Balandra ora punta a ottenere la certificazione internazionale Eco School. Nei Paesi Bassi, dove una parte del territorio è al di sotto del livello del mare, la gestione delle paludi è un compito importante. Fin da piccoli ai bambini viene insegnata la ricchezza del loro ambiente e come i loro antenati sono riusciti a costruire un paese sugli acquitrini. Vediamolo in questo reportage. Escursione alle paludi per questi allievi di una scuola della provincia di Groninga, nel nord-ovest dei Paesi Bassi. I ragazzi sono qui per capire come preservare queste zone lungo il canale Raiten A. A scuola non si impara solo la matematica e la grammatica. Quando si parla di istruzione si capisce che è fondamentale insegnare ai ragazzi l'importanza di occuparsi della natura in cui crescono e vivono. Così diventano responsabili di ogni essere vivente nel loro ambiente. Un quarto del territorio olandese, circa il 60% della popolazione, vive sotto il livello del mare, per cui paludi come questa non solo sono le ultime riserve di biodiversità, ma anche dei bacini di contenimento delle piene. Questi ragazzi imparano a proteggere l'ecosistema semplicemente riproducendo quello che facevano i loro antenati per sopravvivere. I ragazzi partecipano al progetto La sfida del canale Raiten A. Vivono la vita dei loro antenati, di quelle persone che hanno abitato nella regione tanto tempo fa, oltre 6500 anni fa. Possono accedere alla palude usando una nuova passerella per spostarsi da un terreno all'altro. Fanno come i loro progenitori. Fino agli anni 50 l'acqua di queste terre basse veniva trasportata verso il mare usando canali, dighe e pompe. Dal 2008 il governo olandese ha avviato una politica che mira a lasciare scorrere le acque liberamente nelle paludi e permettere alla foresta di crescere. È molto importante che i bambini sperimentino da soli come vive e si sviluppa una foresta. Così saranno in grado di capire come dovrebbero trattarla. Nei Paesi Bassi si viveva nelle paludi, in condizioni difficili, sotto la minaccia costante dell'acqua alta. I ragazzi apprendono azioni semplici, come quella di accendere il fuoco da persone con esperienza come Kirien. Puoi fare un barbecue a casa, ma ai ragazzi non è permesso accendere un fuoco come questo, mentre è davvero importante insegnare loro come evitare che avvenga un incidente. A
Angkor in Cambogia non è solo uno dei siti più importanti del patrimonio mondiale, ospita anche un'iniziativa per promuovere la biodiversità. Ce ne parla uno degli insegnanti che spiega ai suoi allievi quanto sia importante questo tema. Sampos si è innamorato della fauna selvaggia mentre studiava per diventare guardia forestale in Cambogia. Ogni giorno a Luna è pronto a insegnare perché è essenziale la biodiversità. Lavora per il Centro per la Conservazione della Biodiversità di Angkor. Questo non è uno zoo, ma una scuola ospedale, il primo centro di questo genere nel paese. Ogni anno circa 200 animali vi trovano rifugio. Gli animali che riceviamo sono prelevati dalle agenzie governative e accolti dal centro per ricevere le prime cure. Se le condizioni sono buone, speriamo di poterli rimettere in libertà. Alcuni di questi animali sono residenti permanenti, come questa scimmia femmina con una zampa amputata. Il centro ha aperto nel 2003 con il sostegno dello zoo di Monaco di Baviera e dell'impresa tedesca federale DGTZ. Il centro lavora in stretta collaborazione con le autorità locali e sviluppa un vasto ventaglio di azioni educative. Andiamo nei villaggi e parliamo di questi temi per sensibilizzare le persone alla protezione dell'ambiente. Le nostre comunità devono usare le risorse naturali, ma in modo sostenibile. In Cambogia la caccia è radicata nella tradizione e nelle credenze. Ad alcuni animali selvaggi vengono attribuite virtù curative. La presa di coscienza da parte dei più giovani è essenziale. Cerchiamo di insegnare loro quello che riguarda l'ambiente, la biodiversità, l'acqua, il terreno, la foresta, la mappatura di base. Come usare la bussola e fare un'esca. Quest'ultima è come una replica, usata per gli animali in pericolo, come il floricane del Bengala. Due volte a settimana la squadra di Sampos e Regine visita quattro scuole elementari per dare dei corsi di due ore come biologia e sviluppo sostenibile delle risorse. I ragazzi imparano volentieri cosa fare se per esempio vedono una persona che ha con sé un animale selvaggio. Dovrei cercare di spiegare a questa persona che dovrebbe portarlo allo zoo, nel centro di protezione degli animali selvaggi, o liberarlo. Non dobbiamo tenere gli animali selvaggi con noi, perché alcune specie sono quasi estinte. Alcuni di loro una volta al mese partecipano alle attività che propone il centro: pulire i villaggi, studiare la natura e la fauna selvaggia, apprendere il rispetto dell'ambiente per passare il testimone alle generazioni future. È tutto per ora. Ci rivediamo la settimana prossima con nuove storie sul mondo dell'istruzione. Potete vedere le nostre puntate anche sul nostro sito internet. Learning World, in associazione con WISE, un'iniziativa di Qatar Foundation.